prima volta che interpreto il ruolo di Quasimodo ed è un ruolo sicuramente inusuale, molto diverso da tutti gli altri che ho affrontato nella mia storia, nel mio repertorio, molto diverso dai principi del repertorio classico e anche da tutti gli eroi romantici. Quasimodo è veramente un personaggio unico, particolare e per me quindi una sfida, direi, proprio perché è la prima volta che mi confronto con questa sua unicità. La sua particolarità sta ovviamente nel fatto di essere così brutto, di essere deforme, quindi di avere questa deformità fisica che bisogna creare con il movimento, cioè non c'è una deformità nel costume, non c'è una gobba, qualche cosa, è tutto un creare un movimento per dare la sensazione della deformità fisica. Ovviamente è molto difficile, non solo quando si balla, quindi quando si affrontano dei passi tecnici, anche ad esempio dei doppi salti, dei giri, riuscire a farli con un atteggiamento che non è quello dell'armonia, della compostezza, dell'equilibrio proprio fisico che studiamo e sul quale ci alleniamo ogni giorno, ma anche nelle posizioni statiche, quindi anche quando nel balletto lui si rapporta con Esmeralda, con tutti gli altri, e quando sta in scena in questa posizione è comunque molto impegnativo, perché è una posizione di squilibrio e mantenere questa posizione è molto impegnativo. E c'è anche poi un'altra parte, un aspetto più psicologico e più emotivo anche per affrontare questo personaggio, proprio perché è la prima volta che lo faccio, quindi ho sempre affrontato dei ruoli del principe, del bello, dell'eroe romantico, come dicevo prima, e mai un ruolo in cui invece la parte predominante fosse quello che è rifiutato, quello che è sotto di tutti, quello che è preso a calci e in qualche modo deriso da tutti. Quindi un personaggio molto particolare, perché al di là di questo, di questa poi esteriorità e di questa sua fisicità deformata, poi Quasimodo si rivela il personaggio più bello all'interno di tutta la storia, proprio per questa sua estrema sensibilità, questa sua interiorità così ricca, così variegata, che viene scoperta ed è veramente il punto più alto e più poetico, direi, di questo balletto. На мой взгляд, Эсмеральда – это в этом спектакле единственный женский персонаж действующий. И она, несомненно, является центром спектакля, центром истории, вся завязка и все, что происходит, вся история и вся трагедия – это связано с ее персонажем. Она одна единственная, сильная, настоящая, слабая женщина. Мне кажется, этот дуэт в этом спектакле – это очень знаковое место в том плане, что это то место, в котором они меняются, эти персонажи. Она становится другой, она становится как ребенок настоящий, она видит, что ее могут любить просто так, не за что-то. И он, который первый раз в жизни видит, что на него могут смотреть не как на убожество или на какого-то урода, а как на настоящего человека, у которого есть сердце.
Поэтому, мне кажется, здесь именно вся эта прелесть, они похожи как дети, и они такие настоящие, в этом и прелесть вот этого места. Ну, вы знаете, конечно, говорить о великом хореографе Ролан Петти, потом говорить о том, насколько на него повлияла русская школа, ну, непросто. Скажу так, потому что вообще изначально, наверное, правильно говорить так, что русская школа балета – это, в общем-то, влияние французской школы и итальянской. Поэтому потом, когда мы говорим, насколько русская школа повлияла на французов, это действительно... Такой вопрос деликатный. Вы знаете, я могу только одно сказать, что вот сегодня достаточно ситуация интересная. Русские, всегда отстаивая свою классику, говорят о Мариус Петипа, о французе. Французы, говоря о классике французском, отстаивают имя Нуриева. Поэтому, наверное, все смешалось, но мне кажется, замечательно другое, что работаем, мы все равно, работа не важно с кем. Я думаю, что на самом деле, когда мы говорим, насколько современно то или иное другое произведение, мне кажется, очень просто. Если сегодня нам интересно смотреть, если сегодня хореография Ролана Петти отвечает тому, что мы ощущаем в том, в чем мы нуждаемся, значит, она современна. Потому что если бы она была несовременна, зачем она нам нужна? Я думаю, что по большому счету современным является то, что бесконечно дает возможность развиваться новым поколением. Это всегда современно. Which was his métier, basically. It's a big movie score. But in this case, it's for a live production. This is the difference. He was very, very important. I grew up with his movie scores, Zhivago, Lawrence of Arabia, Grand Prix. When I look back on the films that he composed for, they were major films in my growing up with film. This also becomes a bit of a challenge to make it work when it's live. In the studio, they're using a recording, in this case from a previous production. And what happens with recordings often is that they become compressed, which means that dynamics tend to shrink into being one dynamic, which is basically loud. And so the softest sounds, the loudest sounds, become equalized. And so there's a tendency to get for the dancers to get used to hearing very small details, but very clearly, which, when you go to live performance or rehearsal, are not so easily identified.
directing for ballet, you are dealing with choreographer, their approach to music, and how they created movement to this music. As a conductor for this music, you need to synchronize yourself with the choreographer's needs, the needs of the movement. And then the second level is the dancers that are doing it in particular, their physical qualities, their physical sensibilities. Everybody is different in how they move, and so it's sort of a double layer thing. How are you making this music work for the choreographer, and how are you making this music work for the particular dancers? As opposed to opera, where you have a composer and their work and what you imagine to be the interpretation of that composer. Then, of course, the singers that you're dealing with in the same kind of personality and physical differences as well. But there's a slight difference between the two, I think, because you are dealing with a different kind of physicality, basically. The physicality of the voice versus the physicality of the body. And it requires a different kind of approach. Piero Lampetì, ho affrontato nella mia carriera diversi balletti, diversi ruoli, da Carmen a Arlésienne, Je nomme la mort, e anche lo stesso Notre Dame de Paris quando ero molto giovane, nell'altro ruolo, nel ruolo di Phoebus, il bello. È un linguaggio, quello di Roland, che conosco abbastanza bene, potrei dire, perché appunto ho lavorato con il maestro fin da quando avevo 19-20 anni e sotto la sua direzione ho affrontato tutti questi ruoli, quindi direi che è un linguaggio proprio coreografico che è dentro di me, che è nelle mie corde. Questo chiaramente mi ha molto facilitato nell'affrontare questo nuovo ruolo, il ruolo di Quasimodo, anche se trovo che questa coreografia sia molto incisiva, molto forte, e su base classica, moderna, e direi molto attuale, perché i movimenti sono molto forti e arrivano, sono molto immediati per il pubblico. E quello che secondo me è anche molto bello di questo balletto è che tutti i personaggi, i quattro personaggi principali, sono veramente molto ben caratterizzati, sia come a livello emotivo, a livello caratteriale, e sia a livello proprio di passi. E dal punto di vista coreografico direi uno dei suoi balletti migliori. Intanto rimontare Notre Dame per me è un momento molto, molto sentimentale, perché è uno dei primi balletti che ho fatto quando sono entrato in compagnia con Roland, e ho avuto ancora l'onore e il piacere di ballarlo con Roland in scena, con Roland Petit in scena. Notre Dame è un balletto molto difficile, perché intanto ci sono tanti ballerini, molto corpo di ballo, e quindi è un grande momento di spettacolo, un grande spettacolo. Io non cambio niente, la coreografia è sempre la stessa, da qualsiasi parte io vada, in Russia, in Italia, in Francia, in Germania, è sempre uguale. Naturalmente gli interpreti cambiano, quindi danno anche sempre un qualcosa in più, o in meno anche certe volte, ma ognuno mette il proprio sentimento, la propria personalità.